rapporto sulla dinamica delle imprese nel periodo 2008-2014, a tracciare un quadro il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Presentato ad Atri il volume di Concezio del Principio, una raccolta di poesie in vernacolo che fanno sorridere e riflettere, ispirate anche al tema della disabilità. E buonasera, in apertura occupiamoci di economia e imprese, l'avete sentito dai titoli, il rapporto sulla dinamica delle imprese nel periodo che va dal 2008 al 2014. A tracciare un quadro della situazione alcuni giorni fa è stato il governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha rilasciato ai nostri microfoni una dichiarazione. Vediamo. Ma i dati intanto vanno sottoposti anche a costante aggiornamento e rinnovamento. Siamo nel 2015 e le prospettive sono straordinariamente interessanti. Circa due elementi di fondo che io voglio anche richiamare all'attenzione di Ronci, che è bravissimo. Il primo elemento di fondo è più 23.000 occasioni di lavoro negli ultimi 9 mesi. Poi l'export, che manifesta tutta la sua consistenza in ragione soprattutto della vitalità della provincia di Chieti, e poi voglio sfidare tutti i lettori di analisi economica e territoriale di stimare due dati che adesso caccio io. Il primo, la domanda di consumo di energia elettrica industriale, che segna un più 30% in Abruzzo, soprattutto nell'ultimo anno, e poi la domanda di occupazione di suolo pubblico per quanto riguarda i mezzi di trasporto eccezionale. La produttività si trasporta e prende la direzione del mondo, e noi abbiamo in Abruzzo un aumento straordinario di occupazione del sedime viario per trasporti eccezionali. Poi accanto a tutto questo dobbiamo prevedere anche l'impatto delle nuove risorse finanziarie, sia della politica europea della crescita che della politica nazionale della crescita. Noi abbiamo circa 1 miliardo 724 milioni di euro nei prossimi 6 anni da assegnare, più integrativamente 133 milioni di euro in quanto regione in transizione e le risorse del master plan. Già il 15 ottobre avremo una prima conoscenza di consistenza finanziaria per quanto concerne il master plan per l'Abruzzo. E tra cultura ed editoria è stato presentato ad Atri, all'Auditorium di Sant'Agostino, alcuni giorni fa, il volume di Concezio del Principio, una raccolta di poesie in vernacolo che fanno sorridere e riflettere. Poesie ispirate anche al tema della disabilità, e noi ne abbiamo parlato in questa intervista con lo stesso autore. Vediamo. Concezio del Principio, oggi la presentazione del tuo ultimo progetto editoriale, una raccolta di poesie in vernacolo, dal titolo Non te preoccupa, ci pensi. Sì, Non te preoccupa, ci pensi. Racchiude diverse composizioni dialettali che riguardano un po' lo spaccato della quotidianità, della nostra quotidianità, del vivere quotidiano locale. Sembrerà strano, oppure cioè molti non riescono ad osservare in modo adeguato quello che è il mondo che ci circonda, ma se uno si estranea un po', io credo che la realtà superi l'immaginazione, quindi come avete sentito nelle poesie lette, insomma, c'è da riflettere e c'è da ridere anche per alcuni aspetti che noi abbiamo affidato all'abitudine e non ce ne rendiamo più conto. Una raccolta di poesie in dialetto che fanno sorridere e anche riflettere. Sì, questo ho voluto fare, perché all'interno, a parte il fatto che il libro è dedicato interamente a mio figlio Daniele, affetto da disabilità grave, all'interno comunque tratto argomenti anche di diverso tipo, sia che riguarda la disabilità, la religione, il ceto sociale, il lavoro, e quindi, ma sempre in modo non pesante, ma che arrivi al lettore in modo leggero, ma che lasci un po', diciamo, quel senso di riflessione che si deve fare leggendo queste composizioni dialettali. Dobbiamo anche accennare ai tanti riconoscimenti che ti hanno visto protagonista per la poesia dialettale, proprio in ultimo dove? Falconara Marittima, devo ricevere un premio speciale della giuria domenica 11 ottobre, e l'ultimo, il precedente, a Brindisi, in provincia di Brindisi, per una poesia in dialetto che si intitola Senza parlare, e che riguarda l'autismo.
Questo, per chiudere, è un lavoro che sprona ancora di più ad andare avanti, a non arrendersi mai e chissà, magari a far nascere per il prossimo futuro un altro progetto editoriale di poesia in vernacolo. La mia intenzione principale, allora, il libro non ha nessuna pretesa come le altre, come gli altri libri che ho scritto, ha solo la volontà di portare avanti il discorso del dialetto, che spero non finisca mai, perché la paura mia è questa, che prima o poi si finirà per non parlarne più. Quindi questo è il mio obiettivo. Il prossimo non so se si tratterà di un libro. Io sto lavorando, ho un sogno nel cassetto, che è quello di fare una commedia dialettale. Non so se ci riuscirò, se sarò in grado di farlo, però io una bozza ho cominciato già a metterla giù, quindi speriamo che, aiutato da chi ne sa più di me, possa portare avanti questo progetto e realizzarlo. Una puntata speciale della Voce dello Spettacolo con un'intervista ad Annalisa Brucchi, conduttrice del programma di Rai 2, To Next. Annalisa Brucchi, quindi seconda serata, torna a To Next, questo programma che vuole fare un'informazione economica alla portata di tutti. Esatto, questo è l'obiettivo che ci poniamo, siamo alla quarta edizione. L'anno scorso appunto abbiamo avuto ci siamo un po' consolidati in quello che pensavamo fosse una nicchia, in realtà ci ha dato molte soddisfazioni anche di ascolti e di pubblico e di critica. Quest'anno ci sono anche delle novità, per cui insomma vi aspettiamo tutti in seconda serata Rai 2. Tanti ospiti e poi, come sempre, rubriche di approfondimento. Rubriche di approfondimento, quest'anno abbiamo anche, ci accompagnerà per una prima parte una rubrica di Varoufakis, l'ex ministro dell'economia greco, e poi avremo come importante novità anche il second screen, cioè in tempo reale daremo delle informazioni in più, degli approfondimenti per il telespettatore. E poi informazioni all'orientamento al lavoro, allo studio. Questo, sì, assolutamente il lavoro è la priorità. Di Tonex, lavoro e pensioni, diciamo le parti più deboli, no? Gli anziani e i giovani. Noi abbiamo un gravissimo problema di disoccupazione, voglio dire, anche se le situazioni migliorano come lavoro a tempo indeterminato, però se non c'è una crescita importante non si creano neanche nuovi posti di lavoro. Quindi noi cercheremo di dare intanto consigli utili sul mondo del lavoro, che è in continua evoluzione, cioè ci sono lavori che finiscono e nuovi lavori che si creano. Quindi cercheremo di dare un indirizzo a questi giovani e poi anche consigli buoni, diciamo, a l'altra fascia debole, sono i pensionati e soprattutto le persone che perdono il lavoro dai 50 anni, 45-50 fino ai 60, cioè con età critica, quando non si è ancora maturata l'età pensionabile e non si riesce più a trovare un lavoro. E soprattutto cercare anche di fornire delle risposte a chi vive sempre di più in difficoltà economiche. Esatto, risposte che noi cercheremo in tutto e per tutto, voglio dire, abbiamo una serie di rubriche interessanti, una che riguarda la sharing economy, che può essere un'opportunità per tutti, anche le start-up, no? Che comunque prima era di qualche anno fa, era una parola astrusa e molto complicata, adesso è diventata una realtà anche economica importante, quindi diciamo giovani che non riescono a trovare lavoro possono diventare piccoli imprenditori, no? Imprenditori loro stessi. Quindi tante, speriamo, buone idee per chi sta a casa e ci segue. Angelo Teodoli, direttore di Rai 2, allora riparte in seconda serata To Next, questo programma che, come ci ha spiegato la stessa conduttrice Annalisa Brucchi, vuole fare un'informazione economica alla portata di tutti. Sì, assolutamente, anche per la forma con cui è stato costruito il programma, è un programma decisamente moderno, soprattutto molto scansionato, notizie veloci, servizi veloci. Siamo molto soddisfatti delle edizioni precedenti, ha avuto un'età media d'ascolto di 49 anni per i programmi di informazione, è un miracolo sostanzialmente, perché uscirono tutti intorno ai 60 anni di età media, quindi pubblico antico, è un piccolo miracolo del programma e del palinsesto di Rai 2. Tanti telespettatori quindi sono appassionati di To Next. Eh sì, soprattutto quello che ci interessa è la parte più giovane del paese, che è molto interessata. C'è una fascia di 25-35 che è veramente andata molto forte nella scorsa stagione, quindi siamo molto soddisfatti. Speriamo che quest'anno, anzi sicuramente quest'anno sarà anche meglio. Rai 2 offrirà anche tante belle novità per questa stagione. Sì, sì, ci sono delle buone novità, c'è Pechino Express che ha rinnovato, non sta più in Estremo Oriente, ma quest'anno sta in Sud America. È rinnovato anche il gruppo dei partecipanti, sono delle situazioni molto interessanti. A partire un nuovo programma stasera Tutto è possibile, la settimana prossima partirà anche un nuovo programma di seconda serata con J-Ax, quindi diciamo grande voglia di fare cose nuove.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.